aspetta che te lavano mai. Eccolo qua. Eccolo qua. Sta zitta. Eccolo qua. Si vede? Eccolo. Ah. Eccolo. Va via. Oh. Questo è il fiore che mi ha regalato Banzai. Madonna, amore, sembri Eren. Sempre di più Eren. Si fa quel che si può. Bacetti e spuacetti, Tosi, e bentornati su Gian e Brombe. Ciao Tosi. Siete mancati un sacco. Come state? Come stavate? Come sta? Starete? Starete? È finita l'estate. Sì. Siamo qui con gli acquisti di agosto, ma è finita l'estate. Molto sad, molto sad. Come avete passato voi l'estate? All'insegna del nerd, all'insegna del mare, all'insegna del montagna. Della montagna. Che noi la odiamo, ma... Sì, esatto. Bello. Portate pazienza. Non indugiamo oltre e procediamo con gli acquisti del mese, precisamente. Come di consueto, ci teniamo sempre a far menzionarvi che gran parte degli acquisti sono sempre stati fatti dalla nostra fumetteria del corazon che tanto amiamo, è ovvero Banzai Padova. Mi raccomando, tutti i link in descrizione, abbiamo già detto, stradetto quanto sia bella questa fumetteria, quindi non indugiate, se siete di zona, passate. Di massa. Tra l'altro abbiamo, non so se l'avete notato, abbiamo fatto una piccola modifica alla visual generale che ci fa da sfondo, ovvero non abbiamo fatto che altro aggiungere Kratos. Da una parte abbiamo Luffy, dall'altra Kratos. Non è che... Cioè, effettivamente Brombe era protetta dalla sua parte, però Gian era scoperto, aveva bisogno del suo protettore. Mettete caso che arriva un mostro da sotto il letto, almeno anch'io adesso sono protetto da un'altra statua, almeno siamo a posto. Primissimo acquisto che Brombe voleva da una vita e finalmente l'ho trovato, come dico io, il cappellino di Jotaro. No, di solito non mi convincevano mai perché o il frontino era fatto male o questo non mi stava in testa. Invece adesso ve lo faccio vedere quanto è bello indossato. Eccolo. Fai una posa alla Jotaro. È schioccato l'inverosimile. Sì, non mi muovevo dal 2006. Comunque appunto è bellissimo. Mi sta benissimo, anzi quasi largo, però lo preferisco così non mi dà fastidio in testa. Cioè, se uno non sapesse che fosse di Jotaro, potresti anche portarlo normalmente in giro. No, infatti lo porterò assolutamente, che magari non ho occasione, ma è bellissimo, fatto benissimo e sono troppo felice. Dopo anni ho anch'io il cappellino fatto bene di Jotaro. Il mese scorso, non so se ne siete resi conto, è mancata una componente fondamentale degli acquisti del mese. Anche questo mese è un po' più ridotta, ma recupereremo. Cosa stiamo parlando? Della raccolta di One Piece. Questo mese è uscito un nuovissimo numero 89, sempre la costina bianca, che è quella che raccogliamo noi. Numero favoloso per chi, come noi, soprattutto il sottoscritto, è innamorato perso di Katakuri. Poi sempre da Banzai, la variant del numero 33 di Attacco dei Giganti. Abbiamo tutti i bei manzi, bei maschioni in copertina, in sauna. Bellissimo. Io non vedo l'ora di leggerlo, dico la verità. La cosa che mi piace molto è Eren che si cospade tipo l'olio per boh. Macho Man. Sempre il mese scorso vi abbiamo mostrato che abbiamo preso il primo numero di Shaman King. Ebbene, lo sto continuando, lo sto leggendo per il momento solo io. E ho guardato, recupererà anche Brombe, sto anche guardando pari passo bene o male le puntate del nuovissimo anime uscito. Mi sta piacendo, mi è ritornato in mente i bei vecchi feels di Italia 1 e quindi ho pensato bene di continuarlo prendendo il 2, il 3 e il 4. Adesso vi mostro anche le copertine molto belle, il 2, il 3 e il 4. Tra l'altro la cosa che mi piace molto di questi volumi è che hanno una doppia sovracopertina. Cioè, ad esempio, prendiamo il numero 2, no? Vi ho fatto vedere la cover, però se noi andiamo a togliere la sovracopertina che c'è, sopra c'è un'altra sovracopertina che è molto simile a quella che c'è già, però magari un po' diversa, un po' più linea coi disegni. Belle cose belle che ho visto solo su questo manga di Shaman King. Poi sempre da Banzai, il numero 4 della Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist con la best in copertina. Come di consueto ogni mese non manca mai. Esatto. Fa vedere anche che bello è il retro. Ah sì. Con il resto dei best. Volevo mostrarvi, vedete il segno del fumo qua, no? Questo qua.
Due minuti io ci ho messo a capire che era il fumo del proiettile che andava. Pensavo fosse sporco il manga. Stavo letteralmente impazzendo. Madonna! Già nel maniaco assoluto dei segni, delle cose rovinate, manga, quindi ci sta. Perché citando sempre il trio, certo che sei bastardo, è epignolo. Proseguiamo poi, sempre da Banzai, il numero 6 di Chainsaw Man. Sappiamo che il mese scorso vi abbiamo mostrato il primo numero. Purtroppo sono in ristampa anche quelli dopo e quindi stiamo aspettando che li stampino per poi collezionarli. Questo penso sia proprio prima stampa. Io comunque anche qua sto proseguendo a leggerlo tramite le scan. Sono andato bel po' avanti, ho quasi raggiunto appunto il Tankobon 6. Mi sta piacendo molto, è molto particolare, molto bello ed è molto avvincente. Consigliamo se appunto non avete ancora cominciato a leggerlo e magari non volete aspettare l'anime in uscita. Poi abbiamo un regalino, che di solito abbiamo i compleanni, Natale, però stavolta abbiamo un regalino speciale da un amico, grazie Zach, ovvero Jim Halpert di The Office, che ragazzi non penso che servano parole per chi non l'ha visto. Recuperate assolutamente questo capolavoro di serie, per chi l'ha visto appunto non servono parole, e ovviamente recupereremo anche tutti gli altri perché questo è solo l'inizio. Ve lo unboxo. Eccolo qui in tutto il suo splendore, con tanto di mano in tasca. Ovviamente. Bella cheat. Immagino che se i pop avessero delle facce più dettagliate, avrebbe la classica faccia di Jim che guarda la telecamera, ovvero... Sarebbe meraviglioso. E come per l'altra volta, che ce ne siamo resi conto solo dopo, qua abbiamo guardato subito e a quanto pare probabilmente è una novità dei pop. Anche questo pop di Jim ha una sua frase cheat che è in un momento molto bello della serie, che non vi andiamo a dire, però è una cosa bellina che ci sta con la scatola dei pop. Ma passiamo a qualcosa di più succoso, di più ovvero l'action figure di Sogeking. Oh. Bellissimo, della Figuarts Zero. Era da una vita che volevo questa figure, perché questa figure ormai ha i suoi annetti. Abbiamo fatto anche fatica a reperirla a un prezzo sicuramente abbordabile. È molto molto bella, ma vi faccio vedere la scatola e poi la unboxiamo. Qua lato sempre lui. Dietro la cosa bella è che, come vedete, ci sono anche gli altri. Sanji è secondo me bellissimo, anche Nami ha la sua propria figura, Zoro nonostante sia il mio best, però insomma molto bello anche qua, ma non indugia molto. Vi faccio vedere la piattaformina che non inserirò perché dà fastidio, però solo per farvi vedere che c'è nel contenuto. Tada! In tutta la sua sfocatezza e nella sua piccolezza. Allora, purtroppo pensavo si rendesse meglio da là, ma staranno già scorrendo le immagini col dettaglio della figura. Gli daranno sicuramente il merito. Più merito. Come potete ben vedere, per chi segue One Piece o magari l'ha seguito in passato, questa è la scena iconica di quando Sogeking, piccolo spoiler, è in his lobby, brucia la bandiera della Marina sotto ordine di Luffy. È un momento che ha fatto impazzire e tremare il bordo delle mutande un po' a tutti quanti. Anche perché bisogna dire, ragazzi, che di figure di Sogeking non è che ce ne siano così tanti. Io penso di averne viste solo due, ma poi penso di non averne viste altre. So che c'è la maschera di Sogeking proprio da appendere al muro, ma oltre a quello non c'è granché. Infatti un dettaglio molto carino di questa figure che adesso vi mostrerò è il fatto che voi potete togliere la maschera di Sogeking. Adesso è un po' disturbante, però mettergli gli occhiali in testa, il naso, e fargli fare una faccia diversa senza maschera, molto molto bellina, ripeto, così disturbante, però ecco come dovrebbe essere. È bello, però noi essendo molto molto affezionati al personaggio in sé di Sogeking lo diciamo terremo, che è difficile prenderla per non metterlo con la maschera. Esatto, esatto. L'unica pecca secondo me di questa figura è che è un po' piccolina, però ci sta comunque. Comunque ha il suo merito, è molto bella. Anche questo mese non potevano mancare dalla nostra amata edicola i Naruto Color, e questo mese abbiamo il 30, il 31, il 32, il 33 e il 34. Ora vi mostro velocemente le copertine, anche se vi volevamo far notare che discutevamo l'altro giorno, mamma mia che fastidio, che non si sa come mai, ma hanno questa cosa del viola, il blu, tutto scuro. Prima facevano tutti i colori arancio, cioè giallo, azzurro, verde, poi hanno cominciato così, tutta roba scura, tutte le tonalità di viola.
Cioè, allora, potete qualcosina intravederlo da questa parte della libreria. Hanno fatto il giallo, l'arancio, il verde, l'azzurro, il rosso, il magenta. E dopo viola. Tutto viola. Viola, blu, basta. Vabbè. Non esistono altri colori nella nostra tavolozza. Questo è il 30, il 31, il 32, il 33 e l'ultimo, il 34. Continuiamo poi con qualcuno che si è fatto un po' attendere a luglio e ha detto: ma sì, dai, dovevamo farne uno mensilmente e concludere agosto, ma hanno detto no, guarda, facciamo gli ultimi due ad agosto, facciamoli spendere di più e vaffanculo. Stiamo esatto. Parlando di gli ultimi due volumi, volumazzi di Akira, il 5 e il 6. Un bel verde sciocco e un rosso fuoco proprio. Volumi di questi qua di Akira che vi abbiamo già detto, vi abbiamo già raccontato, sono bellissimi, sono anche solo esporli fanno non una porca figura. Deppi. Tutti i maiai. Noi appunto abbiamo già cominciato 5, come potete ben vedere dal nostro... C'è Brombe come segnalibro. Abbiamo provato a portarvelo vicino all'obiettivo, ma... Non vuole metterlo a posto. Niente. Comunque è una balenina Brombe. Una balenina Brombe. Che sono segnalibri che sono la fine del mondo, perché li apri qua così sono magnetici, tu li metti qua e... Tac, a posto. Stupendi. Non fanno pieghe, non si vedono neanche sui libri. Tornando al volume di Akira, questa è la copertinazza, molto bella, il verde sciocco come ha detto Brombe, il retro, con l'etmiaco, molto suggestivo. Bellino. Sesto, rosso fuoco, verde foglia, è una camera, studio, però la cosa bella è che a parte le figure di Tetsuo, avete anche un po' tutti i volumi appunto di questa edizione qua, tutti messi lì in piedi. Altro gioiellino che si aggiunge alla collezione, il terzo Hokage, ovvero Hiruzen Sarutobi della Tsume. Sì. Si aggiunge un'altra cosa della Tsume alla nostra collezione. Avevamo già appunto Tobirama, che già Tobirama era il nostro è bellissimo. E questo è l'altro lato. E ora la unboxiamo. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore. Abbiamo quasi tutte le figure della Tsume per quanto riguarda Naruto, perché la Tsume è una marca che fa le robe fatte come si deve, fatte veramente di qualità. Io che appunto sono molto molto pignolo con le figure, soprattutto con i visi, la Tsume fa robe prestigiose, di qualità, l'ho già detto, ma ottime. L'unico puntone che dà veramente fastidio alla Tsume sono i tempi, sono veramente biblici. Non ovviamente con queste, ma con le statue più grandi. Oddio, abbiamo amici che appunto avevano preso anche queste qua della serie Extra, che quando avevano detto ok, sono disponibili, ordinatele, una volta ordinate, bam! Cioè mesi, se sono disponibili, no? Disponibili tra 3 mesi. E purtroppo è il punto dolente di Tsume, loro ci calcano sopra, fanno i finti bastardi. Un'altra cosa purtroppo dolente di Tsume è che siccome si stanno rendendo conto che stanno avendo una fama, che fanno le robe fatte come si deve e non come tanti altri, stanno anche alzando l'asticella di prezzi, sti bastardi. Che già comunque, se posso dire, non era proprio bassissima. No, un dettaglio che a me fa veramente impazzire di questa figure è la bandana che fa questo effetto che si attorciglia tutto attorno a Hiruzen, è molto molto bella, crea veramente una dinamicità assurda. Procediamo poi con una piccola chicca fresca comprata oggi 31 agosto. Sì. Stiamo parlando del numero 98 di One Piece in edizione celebrativa. Per chi si fosse perso la notizia, il numero 98 serie blu e il numero 99 sempre serie blu usciranno in queste edizioni limitate variant, che una volta che le raccogliete entrambe potrete poi comporre più o meno la stessa scena di Shonen Jump che avevamo già mostrato, molto simile soprattutto per quanto riguarda Luffy con la coroncina e il numero 1000, e dentro appunto su entrambi i numeri comporre questo poster molto bello che probabilmente noi andremo a corniciare, che se non erro è lo stesso sempre appunto presente negli Shonen Jump, così quello nello Shonen Jump lo lasciamo là e questo lo incorniceremo una volta aperto. Esatto. E siccome è ancora bello sigillatino, rendetevi conto che lo stiamo aprendo per con voi. Con voi, per voi, Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Allora,
procediamo con ordine nel farvi vedere prima il Tank Bomb. Bellissimo. Beh, è bellissimo, ragazzi. Cioè, ha questa copertina che è trasparente. Adesso ve la apro, ve la faccio vedere. Bello perché dietro c'è scritto One Piece Road to 100. Poi una cartolina molto simpatica, Spam Crunchyroll, che cronologicamente penso sia durante la saga di Zoo. Poi appunto questo prima parte del poster che c'è pure la linea di tratteggio, ritaglia questo lato e affianca il poster a quello che troverai in One Piece numero 99 Celebration Edition per avere il maxi poster completo. Me coglioni, che figata, che bello, veramente molto bello, ci sta un sacco, bellissimo. Qua invece, senza guardare il contenuto perché è altamente spoiler, guarda che bellina, eh? Cioè, sarei curioso di vedere se ogni quadratino assieme al numero 99 ha veramente tutti i personaggi di One Piece, perché immagino che veramente siano centinaia e centinaia di personaggi. Però vedo già un sacco di voli, Sengoku, Eneru, Carl, Caesar, Gecko Moria, cioè c'è veramente tutti e tutto, quindi suppongo e spero di sì. Quanto cretino sei? Oh. Ultimi, ma non ultimi, acquisti. Al Banzai. Sempre al Banzai, ovviamente, perché vi ricordiamo che al Banzai trovate anche cibo. Esatto, e non abbiamo potuto non notare queste bottigliette nuovissime, mamma mia, di One Piece. Che però devo dire che c'era anche una sola di Dragon Ball, però noi abbiamo pensato intanto di prendere queste, soprattutto per i nostri tre best. Sì, perché appunto c'erano anche tutti gli altri membri della ciurma, però intanto abbiamo preso proprio Luffy, esatto. Cioè il trio dei mostri, no? Il famoso trio dei mostri. Esatto, e abbiamo deciso di provare ad assaggiare, intanto hanno tutte e tre lo stesso gusto, mm-hmm. Quindi ne apriamo una e apriamo Luffy. Apriamo Luffy, dai, apriamo okay. Luffy. E se, in diretta faremo la reaction. Organic iced tea with red fruit flavor. Allora, so il profumo, un profumo non promette bene, eh. Cioè sa un po' da te, ma non tanto. Alla salute. È stato bello. Posso? Ma sai che? Mamma, praticamente è tè completamente senza zucchero e limone, forse. Non però, è vero mai. Sì. No, c'è un retrogusto che non capisco se è ciliegia. Non capisco. Ha un che da ginseng, ragazzi. Cioè, bisogna dirlo. Però. Però ci sta, dai. Ci sta, ci sta. Pensavo molto peggio in confronto alle bibite. Sì, esatto, perché una volta abbiamo avuto la malsana idea di provare la Coca-Cola alla ciliegia. Mamma mia. Penso sia stato l'errore più grande della nostra vita. Il gusto più stomachevole, più vomitevole che abbiamo mai assaggiato da bere. Purtroppo anche questo mese siamo giunti al termine degli acquisti. Eh sì. Fateci sapere cosa vi è piaciuto di più. Quale acquisto vi è piaciuto di più? E soprattutto condividete con noi se anche voi avete fatto qualche acquisto in fumetteria, in qualche fiera, online. Condividete con noi, che a noi fa piacere. Cosa? Se il video vi è piaciuto lasciate un like, e se non vi siete ancora iscritti al nostro canale siete delle persone orribili, quindi rimediate. E mi raccomando, seguiteci anche su TikTok. Su TikTok stiamo facendo faville, ragazzi. Se ancora non avete TikTok, scaricatelo. Esatto, solo per Gian e Brombe, tanto comunque cioè, poi diventerà un, non dico quella parola, però una dipendenza per tutti voi. Mi dissocio. Vi piacerà un sacco e poi non vi perderete nessun video di Gian e Brombe, che comunque vale la pena guardare. Certo. Piacere. Non dimenticate di seguirci su tutti i nostri social e noi non possiamo fare altro che augurarvi buon Natale, buon Ferragosto e soprattutto per chi comincia la scuola, in bocca al lupo. In bocca al lupo per, la, per l'inizio della scuola. Se è la quinta, sono esami del cazzo. Ecco. Bacetti e Shit,